Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò. Tre giurati dai palati molto esigenti. Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti amici della 7 a Cuochi e Fiamme, programma di cucina più versatile, talk show ormai diventato quasi di culto, grazie alla mia giuria, Fiammetta Panda, Riccardo Rossi e Chiara Masi. Ormai dovremmo frizzare l'immagine che facciamo. La mia giuria, pam, così ormai li conoscono tutti. Abbiamo un ospite internazionale oggi, direttamente da Blackmore, Leonard. Buongiorno, buongiorno. E giustamente per risparmiare un po' sul biglietto da Roma, Elisa. Grazie. Per bilanciare. Capito? Allora, ripeto le regole. Quattro sfide, tre vi daranno i punti. La prima, che è la più breve, non dà punti, ma chi la vince sceglie il tema o il piatto della prova successiva. Quindi è un piccolo vantaggio. Ormai anche in Inghilterra sappiamo tutto. La prima è di manualità. Questi sono preparati da lievitare, da infornare, poi diventeranno dei croissant. Ci vuole un po' di precisione, va tagliato, fatto il croissant, chiuso e spennellato di uovo, pronto da forno. Due minuti per farne anche uno fatto perfetto. Pronti? Via! Ci piace la parola perfetto. Sì, perché comunque è abbastanza veloce, avendo già la pasta stesa, anche se non è una pasta brioche, ma insomma, il genere è quello, si possono fare di sfoglia, di brisè. Mi lascio lavorare. Lui, in teoria, da quello che ho letto sulla scheda, in manualità dovrebbe essere anche piuttosto bravo, visto il lavoro che fa, dopo vi racconto. Molto curioso. Lavora il vetro e fa le vetrage. Ah, le vetrage. Quelle tutte un po' colorate, da quello che ho capito, quelle tutte colorate. Sì. Bello. Mai fatti croissant? Sì. Ah no, mangiati. Mangiati. Ma è difficilissimo farli buoni. Io conosco direttori d'albergo che mandano i loro pasticcere apposta a Parigi a fare lo stage di croissant per servire dei croissant la mattina. Come si deve. Come si deve. Certo. E spesso non riescono. Non riescono perché il cornetto purtroppo è uno di quei piatti. Simone, ti insegno questa cosa che mi sa che all'alberghiera non hai studiato. Che vanta il maggior numero di esperti italiani al mondo. Mi spiego. Quando entri in un bar alla mattina, tu mi devi dire per quale motivo chiunque di noi italiani parla col barista e dice: voglio il terzo in alto, a sinistra, a destra, quello lì. Vabbè, io volevo questo. Mangio, e gli piace, non toppano mai. Quindi è l'occhio che giudica il croissant. E l'italiano è il maggior esperto in tout le monde. Ha finito il monologo di Riccardo Rossi. 3, 2, 1, stop. Piatti sull'alzata. Concluderei col dire che fortunatamente per i baristi non sono tutti come te. Grazie. Cioè, i baristi? Fortunatamente per i baristi non sono tutti come te. Ma veramente. Leonard e Lisa. Che carini. Beh, però... Come bello? A me mi sembra abbastanza quello, evidente. Perché è chiuso, questi sono aperti. Sì, sì, forse. Sì, più cornetto, capisci? Beh, siete voi la... Elisa. Chi? Ormai. Chi? Ormai. Ma questo è più cornetto. Vabbè, Elisa, vince la prova di manualità. Allora, scegli tra due paste, pappardelle o paccheri. Beh. Pappardelle. Sono le pappardelle, l'ingrediente della prova di abilità. Gran pasta. State attenti a non farla asciugare, questo è l'unico consiglio che vi do. Fate la spesa, 30 secondi soltanto per prendere tutto quello che vi serve. Altrimenti, se vi dimenticate qualcosa, potete rientrare, ma questo campanello non servirà più per avere poi il mio aiuto successivamente. Peccato. 30 secondi soltanto, via! Facile, facile, facile.
450 grammi di pappardelle all'uovo fresche, 4 carciofi, 2 uova sode, 100 grammi circa di lardo di colonnata, sedano, carota, cipolla, un pochino di basilico, rosmarino, olio extravergine d'oliva, scorza di limone. Tre, due, bravo, stop. Dopo ti darò un consiglio in un orecchio, conoscendo loro tre. 10 minuti. L'acqua non è salata, via. Allora, intanto mettiamo questo poco. Fidati. Ok. Stavo parlando un attimo del cerfoglio, ingrediente che riempie qualsiasi preparazione sudamericana e adesso anche statunitense perché va un sacco di moda, che ha questo tipico profumo che a voi tre non piace, o perlomeno in passato è successo di critiche un po' troppo nette visto il sapore, questo odore che ha. Beh sì, sicuramente ha un sapore, ha un po' di, parliamo, diciamo, forte. In paroloni, se ne metti tanto sembra l'odore del detersivo dei piatti, non c'ho niente contro di lui, è però è quello, diciamo, il sentore. Allora, sì. Stavo dicendo che fai un lavoro che viene cioè termine tecnico del lavoro? Allora, ha un nome curiosissimo che io non uso mai, si dice vetratista, che vuol vetratista. Dire colui che fa le vetrate. Allora, stiamo parlando delle vetrate... A piombo? Esattamente. Le vetrate delle chiese. Esatto. Okay. Nasco come restauratore di vetri. E poi nel tempo, insomma, ho cominciato a fare cose nuove e vetrate più moderne, fusioni, per entrare poi nei complementi d'arredo, ovvero attento alle dita. Sì, sì. E tu parli perfettamente italiano, quindi beh, insomma, sono qui da un sacco di tempo e poi avevo una mamma sarda, quindi l'italiano l'ho sempre parlato. E via. Allora, capito un attimo la provenienza e la manualità dimostrata anche adesso nel taglio del porro, che ci fai di ricetta? Allora, pappardelle al sugo d'Oriente, ovvero uso una base tipica della cucina del sud-est asiatico, ovvero il cocco e il curry verde, esatto, esatto. Quindi, Riccardo li ama, abbonda. Già tremo. Guarda cosa sta facendo lei, è un indizio visivo. Tenetevi 2 minuti almeno per condirla, saltarla, impiattarla, perché non sempre il tempo che vi manca è giusto quella cottura della pasta. Cioè, giostratevela un po'. Quindi, sì. Tu sei molto pacato, tranquillo, perché penso che ci voglia anche pazienza a fare il lavoro che fai. Io sono un po' più agitato, pazienza. Quindi stringo. Sì. È una base dolce, perché il latte di cocco è dolciastro, non zuccherino questo, però tendente al dolce, stemperato da profumi freschi, lime, ginger, il cerfoglio e poi il curry che dà lo sprint. Fiammetta ama sia questi sapori, anche Chiara gli piacciono così, sia soprattutto l'utilizzo del wok che stai scaldando. Qua a 37 sì. anni abbiamo 3 figli. Sì. Cioè io quando sì. ho letto la tua scheda mi sono sentito un sì. po' inutile. E anche 2 molto piccoli, diciamo. Sì? Sì. Con chi lei fai? Chi è lui? Lui è una persona che conosco da una vita perché... Innominabile, non ha... Si chiama Alessandro. Ale! Dai. E eravamo amici in Comitiva al Mare. E ci siamo rincontrati e ci siamo messi insieme e dopo nemmeno 3 anni ci siamo sposati. Vabbè, dopo nemmeno 3 anni siamo... Ma non è nemmeno. Non è tantissimo. Tempo giusto. Giusto, sì. Era una persona che già conoscevo, comunque che mi piaceva. Quindi a quanti anni ti sei sposata? A 27. Spero che mia mamma non guardi. Lavoro e poi faccio contenti i giudici perché non lo vedono, perché è dietro qua. È la sorpresa. Ma vedi, ora lo tiro su io di morare Riccardo Rossi, che vedi, c'ha un po' il muso oggi. No, l'ho visto cosa l'hai c'è visto? Lì. C'è il fiore più bello del mondo. È un fiore tipico romano che ci piace tanto. Facciamo una cosa, così, giusto no, perché almeno visto che lo facciamo, facciamolo bene, no? Bravo, sì. Bravo Simo, così. Bravo. Ok. Due cose la pasta l'hai insegnato. Già buttata. Sì, sì. Sei tranquilla. Abbastanza. Di qua a fiamma leggermente alta, proprio appena appena, stiamo facendo cambiare di consistenza chimica dello scalogno. Esattamente. Ok. Sto diventando un'altra cosa. Con il curry? Stai tostando allora, sì, il tutto. Esatto. Okay. A volte basta un goccio di liquido per abbassare la temperatura. Sì.
ecco. Vai. Per l'appunto. Sì, devo acqua, però va bene. Allora, dimmi una cosa, poi vado a dare la mia ricetta. Questi li cuoce a vapore, immagino. Sì, esattamente. Li mettiamo sopra a vapore? Mancano 4 minuti e mezza, Non è contento, stagli vicino, non è contento. Non fa così, non ha buttato la pasta. Il sale, dai, io, vai. Il sale lo mettiamo posso subito. Fare una cosa? Posso fare una cosa? Scusa Simone, vuole un aiuto? Forza! Dai, allora, fai conto che non sia suonato. Dimmi se posso fare qualcosa. Certo. Butta sta pasta. Buttiamo l'hai salata l'acqua? L'ho salata l'acqua. Ok. Buttiamo la pasta. Ok. Allora, grattugia, me la sono persa. Ce l'avevo sotto mano. Ecco, forse devo fare. Mi fai morire. Eccola qua. Ecco, benissimo. Grazie mille. Senti, questo qui ti serve sul fuoco? Ti devo lasciare, devo andare a dare le ricette sì, a casa. Prego. Ti serve sul fuoco? Se no ci mettiamo quello così spinge di più il vapore. Posso? Vai. Ho perso la grattugia. L'ho appena messa. No, questa non va che bene. Che grattugia vuoi? Devo grattugiare la... ecco. Parlami! L'ho trovata! Vai, allora l'aiuto ecco. Non è utilizzato. Si arrampica sui vetri in tutti i sensi proprio. Allora facciamo un fondo con gli odori. Potete farlo tranquillamente nel mixer aggiungendo anche il lardo. Vi verrà una sorta di pesto all'inizio un po' appiccicoso, ma poi sciogliendosi farà soffriggere tutte le sue verdurine. Ovviamente lasciate la pappardella in abbondante acqua salata. I carciofi, li togliete le foglie esterne, li spuntate, li tornite sul gambo, dovete tagliare la metà e togliere la barba, il fieno interno. Li affettate finemente e li aggiungete a questo soffritto quando la cipolla sarà trasparente. Bagnate con un goccio di acqua di cottura della pasta, così allentate anche un po' il lardo, aggiungete il basilico in foglia e il rosmarino o in infusione o tritato sottilissimo. Abbondante liquido in padella quando saltate la pasta e poi mantecate con la zesta di limone e se volete un formaggio anche fresco, che so, una robiola. C'è della fame in studio, c'è della curiosità da parte di Fiammetta che non vede bene dentro il wok. Quella ricetta. Vuoi che faccia un attimo un resume? Perché quella è molto facile da capire. Sì. Per gli amici a casa, che ho fatto un po' di salterello in qua e là, pancetta croccante da una parte, fatta da dadini, panna e zafferano che sarà la base cremosa della salsa e poi il carciofo non ho capito come ce lo metti Elisa. Lo metto al centro, sopra. Chi se lo mangia? Non tagliuzzato? No, lo metto al centro. Tagliuzzato? No, perché magari ci capito? No, chiesto, Sta spontaneità. Tagliuzzato. Perché magari, capito, pezzettini dentro dà più sapore, però il piatto è tuo e fra un minuto vi tolgo il piatto da qua sopra. Allora, questo è un po' più particolare, cerco di ripeterlo. Allora, la pasta l'ho assaggiata, mi sembra assolutamente a posto. Ripetimi un attimo il fuoco. Basta. Va bene così. Fate fare, Basta. Aspetta. Sì, dimmi tu. Posso? Certo. Fidati di me. Non avete visto quanta salsa c'è dentro? Vabbè, ma fai tu come credi. Va bene, ma mi va benissimo anche questo... questa quantità. Allora, posso, rispetto tantissimo i miei giudici, però guarda che giacca c'ho. Metticene un'altra pochina, fidati. Va benissimo. Sì. Sarà fatto. C'è molta salsa, è molto forte, perché ho visto quanto curry ci è andato dentro. Fidati. È andato, con le manine, capito? Ciao, Simone. Fidatevi di me, vedo benissimo che viene percepito alla... Vabbè. Ve lo tagliate il fiore. Bravo, mi piace vederti prendere il piatto così. Tutti questi attrezzini che utilizzate per tagliuzzare, sminuzzare, girare, mescolare, impiattare sono dentro il kit che vi state giocando su queste tre sfide. Allora, ricapitolando un attimo qua, qui ti abbasso l'acqua. La tagliatella è molto cremosa perché c'è il latte di cocco qua, panna e zafferano di là. In questo latte di cocco ci sono profumi forti come il ginger, il lime vedo che non l'hai messo. No, lo metterò. Il porro è andato in realtà a fare soltanto un pochino di fondo qua e a dar profumo ai gamberi. Che guarda che belli, secondo me sono anche pronti. Esattamente. Mi sento molto buono dalla vostra parte in questo momento, però dopo non sarà così. Mi è caduto il gambero. Che hai fatto? Ho fatto cadere il gambero. Ti ho fatto cadere? No, io ho fatto cadere il gambero. Okay. Conto fino a 10. Mentalmente. Una alla volta così? Sì, sistema di varine, no? Ok. 3, 2, 1, stop! Piatto qua, applauso, grazie.
Siete stati bravi in tempo. C'è un profumo pazzesco. Ero un po' preoccupato all'inizio, invece alla fine guarda che t'han combinato. Allora, com'è il titolo del piatto? Allora, pappardelle al profumo d'Oriente. Al giusto. Buonissime. Io sono a favore dei gusti anche un po' forti. Effettivamente questo è perfetto per me, che sono raffreddata, ti apre le vie respiratorie, si sentono benissimo tutti quanti i sapori, però l'effetto è di grande freschezza, però anche grande cremosità. Quindi è meraviglioso, e poi adoro la cottura del gambero che è rimasto leggermente crudo, perfetto. Guarda, pensavo con la lentezza, non pensavo si arrivasse alla fine a un risultato così... Posso chiederti una cosa, perché gli amici a casa magari che non vedono... Questo qua come lo devo interpretare? Cioè il ginger dentro, decorazione? Diciamo che è un richiamo a quello che c'è dentro. Non era una critica, era solo per capire. Miracolo. Buona. Buono. Un miracolo. Visto, no. Visto cosa? Visto i tuoi gusti. Incidenti in cucina, miracolo, bravo. Allora, mentre bravo. Fiammetta si serve, ripeto un attimo per gli amici a casa. Cos'era? Riccardo Rossi sta bene e ha appena detto buonissimo, c'è dentro ginger, lime, cerfoglio, latte di cocco, curry verde. Tutto a odore, quindi questo serve. Io sono molto felice di vivere in quest'epoca nella quale c'è un ritorno alle grandi scoperte dei sapori tipo indio-olandesi, ma anche pomodoro, che adesso sembra nostro, invece è molto buono e armonico. Si sentono questi aromi leggeri che hanno una armonia e anche un suono esotico. Oui. Poetico il commento di Fiammetta. Adesso Elisa mi guarda giustamente come per dirmi quello che io comunque avrei fatto, ovvero la pappardella, visto che ho sottolineato all'inizio che tende ad asciugarsi molto, tranquilla che la rimesto io per te. Allora, questo è il piatto di Elisa, che ha fatto una crema di zafferano e panna arricchita dalla pancetta resa croccante, e poi vi dividete, da bravi amici giudici, il carciofo croccante. Allora, intanto la pasta, purtroppo è un problema della panna, effettivamente si è asciugata leggermente, più che altro è totalmente insipida. Mi sa che ci siamo dimenticati il sale completamente. Va mangiata con la parte croccante sicuramente, perché sennò non ha un sapore particolarmente forte. Il carciofo è molto buono, però andava amalgamato secondo me a tutto il contesto del piatto. Che aveva detto Simone Ruggiati? Che aveva detto? È difficile da mangiare così. Che aveva detto Simone Ruggiati? Lo lasci così? No. Lo lasci così? No. Lo lasci così? No. Invece sì. Rigiriamo la pappardella. Ecco. Prendiamo un pezzo di carciofo. Soltanto anche io. Non mai Elisa non hai utilizzato il grasso lasciato dalla pancetta? Elisa! Il sapore era troppo... Ma è sciapa! È sciapa! È sciapa! È sciapa! È sciapa! È proprio il sale. Secondo me dovreste lavorare insieme. Lui passa davanti alle vetrine, urla, le rompe e tu le rifai. Elisa, però te l'ha detto. Ricordiamo che l'acqua non è salata. Sì, 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 sì. Non l'ho salata. Invece, no. Mannaggia. Cioè il carciofo, la pancetta. Cioè.
sto cercando di prendere la parte salata anche. È vero, manca completamente il sale, anche mettendo la pancetta, come ho fatto io, no? La cosa non migliora, per di più non è salato neanche il carciofo, quindi anche provando a unire le due cose non c'è. Peccato, perché l'idea è bella, la pappardella pure. Serve per scaldarsi sta prova. Sì. Celeste per Leonard, pappardella ai sapori d'Oriente. Mamma, non ci... guarda, due l'avrei pensati, ma Riccardo no. Bravo, visto, 4-4, buono buono. Passiamo a Elisa, la nostra mammina romana. Pappardella senza ascoltare i Rugiati si chiama quella lì. Esatto. E si becca 4 in padella, lui va in play, 15. Hai visto, avevo paura che sbagliasse. Ora ti faccio un briefing, full immerso Rugiati. Dateci un attimo, pubblicità. Amanti della cucina, bentornati in studio a Cuochi e Fiamme, dove sto cercando di consolare un po' Elisa che non mi ha ascoltato e, come spesso succede, per un po' di sale o per far troppe decorazioncine così, si è preso un 4 con una pappardella col carciofo che piaceva tanto a Riccardo, mentre di qua, che sembra che succedesse il finimondo, ti sei preso un unplay con i sapori d'Oriente. Quindi sceglie Leonard. Radicchio o asparagi? Radicchio? Mentre ti sto rompendo gli occhiali per vedere se metti a posto anche quelli. Quindi dovete trovare un altro paio. Quindi è il radicchio l'ingrediente per la prova di creatività. Radicchio, ce ne sono di vari generi, infatti quello che avete scelto è già sul vostro tagliere, ma va ricettato, va reso creativo, va reso particolare, buono, e tutto quello che vi serve dietro di voi. Sempre 30 secondi. Vedi, loro sono attenti. Via! Sono attenti. Allora, sempre con la sua solito calma, plomb, tiriamo fuori dal filetto, cos'è, orata? Sì. Lime, che prima non ce l'hai messo però. No. Qua invece, cos'è, yogurt? Panna. Panna, dai ancora. Gorgonzola piccante. Vai. Cipollaus vario, pane. Qua usciamo con zucchero di canna, scalogno, uova, brisè, vino. Stop! Tu ci vai giù, eh? Cucina 10 romana. Minuti, ci piace, ci piace. Prima ti è mancato il sale, però. 10 minuti, via! Allora, eccolo! Ho prenotato. Vai! Mi fai per favore una salsa con la panna e la senape. Mi serve come base. Mazza, eh? Studiato anni e anni di scuola alberghiera. Ok, va bene, ogni richiesta. Mischio questi due ingredienti. Grazie. Che ci fai? Tu? Ci faccio la base per poggiarci poi sopra un fagottino fatto con il radicchio e una polpettina di carne con l'interno di gorgonzola piccante. Che devi friggerla? Sì. E allora adesso metti subito, subito sull'olio. Brava. Quanto la vuoi forte? Non eccessivamente, perché c'è comunque il gorgonzola che è piccante, quindi secondo me c'è un sapore molto Dimmi l'utilizzo. Deciso. Allora, polpettina con dentro il gorgonzola. Sì. Pam. Questa è panna. Sì, che va in abbinamento. Sotto. Ok. Sì. Allora, l'assaggiamo strada facendo. Allora, titolo del piatto. Titolo del piatto è radicchio con sorpresa. Ok. Speriamo che la sorpresa non sia quella di prima, che manca il sale, eh? No, non me lo dire. Devi friggerla? Sì. Stappalo. Stappa. Sii aggressiva in cucina. Prendi possesso del tuo spazio. Gestisci le tue cose. Vedi? Fai come Riccardo, che quando entra in casa praticamente c'è la cucina che si piega sotto il suo sguardo. Sì, sì. È vero? Sì. Com'è? Buona? Ma a me piace un po' più forte, quindi ce ne metto un po' di più. Bravo. Perché ti piace così tanto sta panna? Non lo so, c'ha un sapore delicato, però... Sai quante calorie ha? Infatti sono un po' sorpresa. No, ma non per te sto dicendo, che tu sei in splendida forma, però tu hai tre bimbi, bimbe... Sì, due maschi e una femmina. Ok, quindi ai bambini, questo lo dico, non per riprendere te. Lo faccio con lo yogurt. Brava, brava, un applauso a... Brava. A noi. Brava. No, scherzando, però mi piace prendere questi spunti, perché a casa chi ci segue magari prende delle idee,
soprattutto quando si deve far mangiare i bambini, diamogli un po' un gusto un po' più tranquillo, senza caricarlo troppo, così gradi grassi, così vi mangiano poi anche i piatti più delicati e non solo il pollo fritto surgelato. Mm. Detto questo, la vuoi assaggiare? Dopo, grazie. Adesso... Ti fidi? Sì. Se metti il gorgonzola, secondo me è giusto. Decisamente. Allora, poi vado da lui, uova, macinato di manzo, magro. Sì. E pane raffermo, un goccino di latte. Il sale? Sale. Ce l'hai messo? Sì. Un po' di pepe? Pepe ce l'ho? No, mettici. Non ce l'ho, non l'ho preso. Non hai preso il pepe? Come no? Va bene, eccolo là. No, come no? Grazie. Dai, il pepe di default ci sta. Allora. Bene, stupiscimi, cosa mi dai da mangiare? Oh là là. No, va bene, un po' di acidità. Giuro allora. Che non l'ho fatta apposta. Allora. Ti insegno un trucco. Posso? Certo. Hai finito i lime? Ahimè, li ho già tagliati tutti. Il lime ha una... Tu vai, mentre lavori, ti dico. Il lime ha una consistenza... Cioè, ha una distribuzione delle, diciamo, cellule con il succo diversa da quella del limone. Sì. Se tu lo massaggi prima, quando lo tagli, viene il doppio del succo. Così duri molta fatica. Infatti... Che fai? Allora, in questo sto preparando una marmellata di radicchio. Una marmellata? Sì. C'hai ancora 6 minuti? No, è una cosa, una composta, una marmellata, un radicchio decomposto, non so come chiamarlo. Sì, però io vedo che sul fuoco non c'è niente. Vedo sul che fuoco non c'è niente perché ci sta per andare adesso in 3 secondi. Io lo so che prima mi hai assolutamente azzittito. No. Però adesso comincio a essere più preoccupato. Questo deve andare sul fuoco? Sì, e ci andrà adesso mettiamo? Tra 3 secondi. Perché hai preso un contenitore che già 9. È un contenitore che deve prendere calore, capito? Va bene, va benissimo. Fidati, poi lo metto. Sì, no, mi fido cercamente. Insieme così. Sì. Ok. Quindi zucchero di canna, lime per l'acidità. Esatto. Radicchio e scalogno. Esatto. Scalogno 1 ne ha messo, Perché. Va ok, bene. Questo pesce? Allora, questo pesce adesso gli do una velocissima grigliata su questa fantastica padella. Sabrina Tricarico, mi fai un primo piano stretto. Aggressivo. Così. Amici che verrete prossimamente a Cuochi e Fiamme. Pesce va cotto, padella calda rovente con l'olio. Preparate tutto il resto e ce lo mettete dentro. Adesso quella è fredda. Dovete friggere, olio di semi, versate, via. Serve il forno, teglia pronta con la carne. L'ho già martoriato abbastanza, ma tutto per il suo bene. Io credo che ci sia proprio una concezione del tempo poco chiara da parte non solo dei nostri concorrenti, ma di tutto lo scibile. Anzi, guarda, posso cambiare? Vieni qua. Sì, prego. Basta. Chiara, basta. Scusami, Non ci mancherà. Allora, mettiti qua. Sono stanco oggi. Chiara Masci adesso vi dà, improvvisando, la ricetta con il radicchio. La ricetta con il radicchio. Risotto. Ah, risotto. No, io avrei fatto un farrotto. Vai. Col farro? Vai. Farro per 4 persone, 300 grammi di farro. Tu dove sei? No, No, sto qua perché è realmente improvvisato. E 2 radicchi tardivi trevigiani, una cipolla, uno scalogno, olio extravergine di oliva e un formaggio morbido tipo casatella trevigiana. Ti sto seguendo. Preparato un soffritto, ma io non la dico veloce come te. Vai, prendi il tempo. Anzi, preparato un soffritto di scalogno di cipolla con olio extravergine di oliva, si unisce al radicchio, si fa stufare per qualche minuto, poi si lessa a parte l'orzo o il farrotto e si preparano delle cocotte o degli stampini precedentemente imburrati e poi si unisce il radicchio con il farro. Si fa un ripieno di casatella o di formaggio morbido e si passano in forno e poi si sfornano e si mangiano. Sì, chiarissima. Si fa una fotografia e si manda sul blog di Chiara Masci. Facilissima. Chiara Masci, dalle ricette più tranquille. Mi piace improvvisare. A me. Sei tranquilla? Sì. Ok. Ti dicevo un voce. Comunque, se vi siete persi qualche passaggio, la trovate sul nostro sito, sul nostro social network. O scrivete a Riccardo Rossi, vi lascio il cellulare. Come sì. Allora, invece stavo facendo. Vai, radicchio. Io dicevo una cosa, volevo finire il tuo discorso prima. La concezione del tempo bisogna averla, ricordatevi. Tornando la sera a casa, non dovete nemmeno salutare i bambini, ma col cappotto, il cappuccio, i guanti, dovete andare in cucina, accendere l'acqua calda e il gas.
subito si riempie la pila d'acqua, la metti lì e dopo ti levi il cappotto. Così questo intanto... l'hai detto un sacco sì, di volte. Però vedo che non ne passa. Vorrei sottolineare a casa che Riccardo Rossi è single. Sì. E quindi non deve nemmeno salutare nessuno, anche volendo. Quindi... Beh, io però quando entro faccio il check-up, vediamo un po'. Se è rimasta qualcuno in casa. No, 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 succede a volte, sai, entro in casa o te... Fiammetta, ritornando un attimo, che stai facendo, Elisa? Che stai facendo? Sta piangendo. Torno, Sta piangendo. Mi lacrima un occhio, purtroppo. Mi lacrima un occhio? Sì. Ho scolato il radicchio, l'ho sperilessato, diciamo. L'hai sbollentato? L'ho sbollentato, ok. Sì. Avete 1 minuto e 10 secondi, la polpettina. Grazie. È un po' che cuoce, sai? Sì, lo era so. Tutto macinato di manzo magro. Ma se no dopo dentro l'avevo Ma se no poi dopo dentro ti esce fuori. Vabbè, basta, tu non mi ascolti, eh? No, come non ti ascolto, Simone? L'hai già suonato 6 volte sto campanello. Dimmi. Notare, non mi cresce la pasta. Cresci, lievita, lievita! Eppure è la pasta brisée. Lo so, no, non credo. Pasta sfoglia. Doveva essere pasta sfoglia. Sei sicuro che era pasta sfoglia? Giuro. Giuri? Giuro. Giurello. Forse il forno è stato acceso due secondi fa. No, in realtà è acceso già da una mezz'oretta. Però, vabbè. In compenso il resto sta funzionando. Hai giurato il falso? No. Vabbè, allora è difficile. Allora è sfoglia. Su. Dovrebbe essere sfoglia. Hai pescato un rotolino sbagliato, probabilmente. Mancano 10 secondi. Non si arrotola questo. Ragazzi, ma che devo faccio mica lì. Dimmi che c'ha. Non si arrotola, non mi si chiude il fagottino con questo, è troppo duro. Non ha pezzo. Fai così. Ma dico 5 4 3 1 2 1 Stop! Pianti sull'alzata. Che c'è? La polpetta? Dentro. Dove? Dentro al fagottino, dentro al radicchio. Tu vedi che non mi segui? Tu vedi che non mi segui? Vedi quanto ti voglio bene? Posso? Sì. Posso? Eh sì, devi. Sì. Almeno mettila lì, no? Così dici un'idea, te la intorti così, fai. Se volete fare ospite, quella. Altrimenti... Grazie. Dai. Ripeto, oggi sono un po' bacchettone, lo so, un po' antipatico, però lo faccio per voi. Ripeto, state sul semplice in 10 minuti. Qua c'è un'orata piastrata praticamente in purezza, senza troppi grassi, senza fronzoli, appena solo sale e pepe, mi sembra. Ok. Il radicchio deduco sia questo sì. solamente Il, come sì. abbinamento, ok. Esatto. Hai cotto 62 scalogni, 150 foglie di radicchio e hai messo una puntina. Beh, doveva essere poca. Si confondono la presentazione. Com'è? E sotto una sfoglina. Allora, credo che non sia ben riuscita la mostarda, la marmellata, nel senso che è rimasta dolcissima. Estremamente dolce e quindi l'abbinamento non è, secondo me, non è assolutamente riuscito. Io vorrei ricordare oggi sì? un po' cattivello, un po' diavoletto Beh. Oggi perché sono stati bravi prima. Vorrei ricordarvi che il tema era radicchio e comunque deve essere, non vi dico che la parte principale regina, ma anzi lo dico invece, deve essere Dillo. La parte principale regina. È il soggetto. E se prendo la foglia? No. Ritorni in tema. Ecco un pezzettino di faccio di sardina che è buona. Dov'è la cialda? Sotto. Ah, questo cracker? Ho già capito. Traduco l'occhiata di Riccardo? Beh, io avevo capito, capo capito che radicchio era un'altra cosa. Però, vabbè. Vedete che lo mangio poco, mi sono dimenticato com'è. I cracker dove li vendono questi? Era quello che stava in forno? Ah. Che non è cresciuto, se no diventava. Dai, glieli a me. Così ti voglio. Mangiato così, tutto insieme, il croccante sotto,
il pesce sopra, il suo piccola barchetta. E questa qui non è male. C'è una nota marognola, c'è il pesce scottato. A me non dispiace. È un piatto orientaleggiante che ha una sua armonia. Elisa ha fatto le polpette. Allora, questa è come doveva venire finita, però ha detto lei, mentre impiattava, sì, magari a casa non tutti si metteranno a farlo, no, con il radicchio, quindi vi faccio anche le due con il gorgonzola dentro. Ottimo, e basta, capito? Dai. La crema sotto è... panna. Ah, ma tutta quella è panna e senape? Vabbè, cioè nel senso... il radicchio è solo qui, però. Qual è il radicchio? Il radicchio è solo qui. È solo la foglia lì. Quella fosta, questa foglia gialla? Sono tipi diversi di radicchio. Ah, vabbè, così. No, perché... allora, la polpetta è molto buona. Non so se dire... sei un po' fuori tema, nel senso che il radicchio effettivamente non è molto presente. Io l'ho preso, comunque ne ho preso una buona parte. Secondo me la salsa di accompagnamento non era assolutamente necessaria, perché comunque la polpetta è ben saporita. Mangiata anche con il radicchio, tira su un po' il radicchio, però la senape secondo me non... e due. È buona, però non ha senso di essere abbinata. Ormai non mi rispetto più nessuno. Allora. Buona. C'è una cosa acida. Gorgonzola. Non lo so. No, amara. Amara radicchio. Amara radicchio. Forte, no, il gorgonzola. Senape, i nuggets, senape. Non sembra. Senape non ce n'è tantissimo. Io preferivo proprio un hamburger intero, comunque. Sai che mi ricordi quando ho mangiato la polpetta? È presente negli uffici grandi, quelli americani, dove impacchettano le cose e poi le mettono nel tubo che fa... e poi gli spedisci. La posta pneumatica. Quello sei tu. Così. Non lo so. Beh, qui bisogna ringraziare il radicchio, il quale, essendo amaro, riesce comunque a uscire. Perché questa splendida verdura l'hai un po' sepolta nella crema, rendendo il tutto, diciamo, molto pesante. Si salva perché c'è il radicchio e anche la polpettina, ma li devi estrarre da questo mare di panna, che non ha ragione di essere, anche perché non c'è acidità, che invece io ci ho provato, vorrebbe a dire che era amante. Allora, celeste per Leonard, mentre io assaggio. Forse era un po' troppo cotta. Elisa, polpettina, sì, in fagottino di radicchio. Cos'è radicchio di Castelfranco? Sei usato radicchio bene? Po' bassini siamo, ragazzi, eh? 7-4 per Elisa stavolta. È sempre avanti lui, però, eh? Allora, ora si parla di presentazione, quindi non lo mangio, non deve essere bello, strutturato. Uova o salame di cioccolata? Uova. 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 Mi raccomando, ora vi do i criteri su questa sfida. Sono le uova l'ingrediente per la prova di presentazione. Qui niente spesa. Tutto è di fronte a voi, dalle verdure, l'insalata, il pane, i funghi, c'è un po' di tutto. Mi raccomando, qui il sale te lo puoi scordare, però belli, strutturati, anche la scelta del piatto. 7 minuti, via! Allora, parto da qua. Il tema sono le uova. Che ci fai? Le friggo. Che ride? Le friggo, come le friggi? No, le passerò in una granella di mandorle e pistacchi. Dopodiché le friggerò e le accompagno con... Sode, sì, okay. sì Sode. Ok. Le accompagnerò con un'insalatina fatta con l'arancio. Ok. Questa la usi? Sì, la uso perfetto, per fare l'insalatina. Bravo. Con l'arancia. Dica. Senti, Simo, come diamo sempre i consigli? Accendete il fuoco sotto l'acqua, accendete l'olio, perché
diamo un consiglio che alla giuria piace il piatto a contrasto. Ah, okay. Di pensare al colore prima, così dopo, oddio, dove lo metto? Ecco. Riccardo, in maniera comica, vi ha dato un bel consiglio, perché comunque sia, potete fare il piatto più bello, più colorato, più perfetto del mondo, però se poi non ha la un piatto adeguato di grandezza, di... non vuol dire più grande, meglio è, però no. Omogeneità, diciamo così. Poi può essere un piatto, un bicchiere, un piattino, sì. Una vetrata colorata. Ecco. Oddio. Ci aspettiamo molto proprio da Leonard sotto questo punto di vista, Fiammetta mi diceva. Dimmi una cosa, ma se dovessi cucinare per un... questa domanda ogni tanto la tiro fuori, la adoro. Se devi cucinare per un personaggio famoso, per chi cucineresti? Bella domanda. E per chi cucinerei? Per gli astronauti che vivono sulla Luna nel telefilm Spazio 1999. Ah. È dura, come uno fa Alain Ducasse per gli astronauti, quindi è dura. Quelli mangiano le poverini, le mangiano pastiglie. Pillole, pilloline, almeno uno gli dà un po' di conforto, no? Che c'hai, Riccardo? Mi fa impazzire, Fiammetta sa queste cose. Cucino per gli astronauti, che ci vuoi? Veramente Alain Ducasse già no, cucina per gli già una volta, è vero. Esatto. E tu ti distrai con Chiara Masci, vedi come sei più vicino sempre a Chiara. Però vedi, se guardi il busto è questo, schiena via Chiara Masci, schiena. In vicinanza. Però vedi che la linea di guida Fiammetta sì, sì. Fires. Sì. Vedrate. Allora, tu fai una cosa che a volte faccio anche io, sì. È un'idea carina che diamo anche a casa, un po' non troppo facile da fare. Se l'uovo si lascia ancora col tuorlo crudo dentro. Ciao, ciao. Ormai lo faccio perché è già due o tre puntate no, che volevo farlo. Niente. Dicevo a casa che se ti delimito, ok? Devo stare entro qui? A qua, ok? E le dita te le puoi fare fino a qui. Vabbè, grazie. Ok. Sì. Recintato. Se lasciate il tuorlo ancora fluido, quindi cuocete l'uovo lasciando bene il tuorlo crudo dentro, lo fate raffreddare, siete bravi e delicati a sgusciarlo, lo panate, farina, uovo sbattuto, pan carré tritato al mixer e poi lo friggete in olio ben caldo, quindi senza far arrivare il calore di nuovo al cuore, avrete una croccantezza esterna e quando lo rompete dentro... E poi lo portiamo a casa e... Fate il disegnino. Ma com'è bravo! C'è il quadratino, bambino, scusa. Eh? Che devo fare? Mi ha fatto il quadratino, ho fatto il disegnino. Ok. Lo firmo? Venderemo il tavolo all'asta da Cristi. Allora, torniamo un attimo qua, che sdrammatizzo, non perché siete stati... poco, perché la prima sfida eravate stati perfetti, poi vi siete un po' persi nella difficoltà dei piatti in quella successiva. Ora ci sono pochi punti davanti lui, Non lo so. Come lo recuperiamo? Freggiando l'uvetto. Quando arrivo qui sento delle vibrazioni. Cioè, quando arrivo qui fa oddio, è arrivato. No. Sì, oddio, è arrivato. Non è vero. Mi dici i nomi dei pupi? Sì. Sono in ordine alfabetico. Edoardo, Flavio e Greta. Belli, bei nomi, brava. Belli, ci piacciono. Allora, qui ci siamo. È carinissima l'idea, perché comunque anche riprendere un qualcosa di tipico la colazione, questo è un piatto molto English, molto da tè, secondo me, molto da colazione, ci sta. Che fai? Faccio un giro qua, posso? Prego. Voi come presentereste delle uova in 30 secondi che mancano alla fine della gara? Vai, solo il tema. Io presenterei un uovo fritto, però con i nuovi stampini che ci sono adesso, quindi farlo in forma, diciamo. Quindi un semplicissimo da friggere direttamente in uno stampino o in un coppa pasta. Io invece così, tiè, mangia, presentato. Alla coque, tagliato con quello speciale, con quella speciale ghigliottina. Sì. Ah. Ok, io un uovo di gallina livornese del mio amico Paolo, crudo con sale e pepe. Stop! Piatti a me, grazie. Hey man. Sorrissimo. Are you in delay? Big time.
ustionandosi tutta la mano sinistra. La? Vai. Se posso. Ce l'avete con me oggi voi due? Questa sta effetto. Ho fatto una foto al disegnino. Con tutto il rispetto e il bene che ti voglio, non è che sia proprio un... Da fotografare. Un'opera d'arte. Questo lo sono, ok? Pensateci un attimo, ci sono pochi punti di differenza, mentre vi faccio anch'io un disegnino pubblicità. Torniamo subito! Amici fedeli di Cuochi e Fiamme, bentornati in studio. Allora, ultima prova effettuata, presentare delle uova. Leonard è in vantaggio, 19 ad 11 su Elisa. L'Inghilterra contro Roma. Anche se ormai è naturalizzato come calciatore, ma doppio sì. Passaporto. Questo è Leonard, ha fatto un... Bacon and Eggs, mm-hmm. Executive l'ho chiamato perché gli ho dato una forma un po' così. Un po'... Executive. Allora, un English breakfast sicuramente calorico, ma ben abbinato. Per quanto riguarda la presentazione, però, sicuramente non è curata, nel senso che ovviamente l'uovo qui, il tuorlo, ha ceduto, il pane non è stato perfettamente tostato e non è stato esposto. Io avrei usato semplicemente questo, che lui ha fatto con il coppa pasta in maniera molto carina, molto graziosa, l'avrei messo al centro e basta, nient'altro. Oppure un altro consiglio, se mettevi il pane sotto... durante l'impiattamento avrebbe assorbito forse anche esatto il, ti fa un contrasto di croccantezza, un crunch, sì. disorder l'uovo, ho dovuto chiedere prima a Chiara Maci e Fiammetta Fadda quale fosse l'uovo e mi hanno detto quello giallo. Ora io proprio lo alzo, vedi, faccio questa cosa qui e non si capisce niente, quindi la presentazione, secondo me, it's missing. L'abbiamo persa. Molto hotel. Molto hotel, molto breakfast, molto anche brunch. Però è vero che l'uovo ha clamorosamente ceduto. Quindi il tentativo di rendere eggs and bacon più eleganti, purtroppo è un po' mancante. Soprattutto devo dire che a me, a parte questo, mi dà molto fastidio che il pane sia stato tagliato in maniera così, così approssimativa, perché non si vede neanche il modo in cui dovresti mangiarlo bene. Ecco, è un po', insomma, è un po' carente. Sì, non è venuto fuori come si immaginava. Eppure i coltelli ci sono lì che tagliano quella slice. Elisa invece ha fatto un uovo sodo passato nella granella di pistacchi fritto e servito con un'insalatina di decorazione di arancia e scarola. Ti dirò che nonostante possa essere infantile, penso ovviamente tu madre di tre bambini ti devi inventare qualcosa per fargli mangiare effettivamente anche le uova, e nonostante la granella non abbia aderito bene, è simpatico, sicuramente fa tanto anche il porta uovo, però è carino e soprattutto i colori non sono invadenti perché richiama la granella di pistacchio, il verde del piatto, l'insalatina e questo tocco di arancio ci sta bene. Allora, qui c'è il discorso del plateau, finalmente ci ha dato retta madame e quindi ha capito che qui vedi c'è un colore, c'è una cosa, fa più simpatia ovviamente, vedi l'uovo, capisci che è un uovo, anche se qua il taglio dell'arancio riuscirebbe pure meglio a me, renditi conto, però c'è il desiderio di fare appunto una presentazione. Lì devo dire, poi l'avevo già detto, ma il piatto pure è toppato, il piatto. Deve essere carino fare l'arancia pelata a vivo, tipo gli spicchi, fare un'insalatina a fine di scrolla tipo nido, e così riprende l'uovo e ce lo mettevi sopra se a casa lo volete fare e non avete il porta uovo. Questo può andare nel libro come cucinare con i bambini, avendoli in cucina. L'uovo glielo dai già sodo, quindi non ci sono pericoli, con la granella si divertono moltissimo, quindi è un piatto per scuola infantile di cucina, quindi nel genere molto scherzoso e piacevole. Dai. Ci sono delle imperfezioni, sì. Va da sé. Vediamo. Leonard. Bravo. From Blackburn. C'è una squadra di calcio famosa, Blackburn. Per poi passare a Elisa,
Roma. Ah. 10-5, vince Elisa. Notaio, se non erro, 24-21, però per Leonard che si porta a Blackburn. No, dove vivi adesso? A Roma, a Roma. A Roma anche lui vive, si porta qua vicino un bello scatolone pieno di attrezzi, di cuochi e fiamme che userà anche per farci le vetrate. Date un bacio. Venite con me che vi presento i vostri giudici di oggi, anche artista. Guarda, una bella vetrage con questo disegnino per l'asilo nido, secondo me sarebbe stupendo. Disegni a parte, domani un sacco di ricette. State con noi, cuoche fiamme. Botta iniziale ti ha aiutato, eh? Il 15 iniziale. Però qua, ma lo vedi che mannone, ho capito, ma i coltelli io sono dimenticato una cosa, sta andando male. E dai, è certo lì. No, ma è bello esplicato da tutto. No, ma soprattutto questo. Sì, no, quello.